Napoli, allenatore signor Bianchi, numero 1 Garella, 2 Bruscolotti, 3 Ferrara, 4 Bagni, 5 Ferrario, 6 Renica, 7 Carnevale, 8 Sola, 9 Giordano, 10 Maradona, 11 Romano. In panchina a disposizione 12 Di Fusco, 13 Bigliardi, 14 Volpecina, 15 Caffarelli, 16 Muro. Como, allenatore signor Mondonico, numero 1 Paradisi, 2 Tempestilli, 3 Bruno, 4 Centi, 5 Maccoppi, 6 Albiero, 7 Mattei, 8 Invernizzi, 9 Borgonovo, 10 Notari Stefano, 11 Todesco. In panchina 12 Braglia, 13 Guerrini, 14 Casagrande, 15 Moz, 16 Giunta. A dirigere l'incontro sarà il signor Bergamo di Livorno, coadiuvato dai guardaline Mendolia e Baldas. Splendido il colpo d'occhio dello stadio Sinigaglia, un gran pubblico che ha gremito in ogni ordine di posti lo stadio Lariano per far festa alla Como, che oggi potrebbe ottenere la certezza matematica della permanenza in Serie A, e soprattutto gran numero di tifosi napoletani che vorrebbero che oggi qui sul terreno lariano si concretizzasse la conquista dello scudetto da parte del loro Napoli. Al centro del campo il capitano partenopeo Maradona e il capitano lariano Centi col direttore di gara e i suoi collaboratori. Nutritissimo anche il numero dei fotografi che sono giunti qui oggi sul terreno comasco per immortalare questo importante incontro, o perlomeno i suoi episodi più significativi. Como che recupera il suo capitano Centi, Napoli che gioca come previsto con tre punte, cioè Carnevale, Giordano e l'onnipresente Maradona. Il Como di contro gioca con Borgonovo e Todesco, quindi una punta fissa a Borgonovo, e Todesco, che ormai punta vera più non è un uomo di raccordo ma che all'occorrenza sa anche puntare decisamente verso la rete avversaria. Gran tifo sugli spalti, come di consueto alla sinistra dei teleschermi non inquadrati purtroppo, splendida la curva azzurra, alla destra i tifosi napoletani che fanno un tifo d'inferno e soprattutto hanno acceso parecchi fumogeni. Centinaia, oserei dire migliaia di palloncini azzurri invece festeggiano la curva azzurra. Tutto è pronto per l'inizio, vediamo Giordano, Carnevale e Maradona, il trio d'attacco napoletano che confabula prima del fischio d'inizio del signor Bergamo. Si attende che qualche fotografo ritardatario riesca ad uscire dal terreno di gioco. E si parte proprio in questo momento, è Giordano che manovra il pallone, il suo tocco sulla destra per Bruscolotti, poi messo in azione Romano, il lungo rilancio in avanti verso lo stesso Giordano si perde sul fondo, ma c'è un intervento del direttore di gara che concede un calcio di punizione in favore del Napoli per un fallo di Pasquale Bruno su Giordano. E intanto diamo un'occhiata alle marcature. Su Carnevale è andato ad appostarsi Maccoppi, su Giordano Bruno e su Maradona come preventivato Tempestilli, mentre il giovane Ferrara è andato a prendere la guardia di Stefano Borgonovo. La rimessa in gioco di Giordano per Maradona, tocco all'indietro per Bruscolotti, poi palla per Romano, il traversone in avanti, il colpo di testa di Maccoppi in anticipo su Carnevale, poi molto bello questo palleggio di Centi, il suo rilancio in avanti fermato però dai difensori del Napoli. Ancora una volta interviene il signor Bergamo e concede un calcio di punizione. Il signor Bergamo è un arbitro che passa per uno deciso a lasciar correre, ma in questi primi istanti di partita ha fermato già due volte il gioco. Molto probabilmente l'importanza dell'incontro ha fatto sì che l'arbitro si decidesse a frenare subito sul nascere eventuali iniziative di gioco duro. Intanto è Mattei che cerca di difendere strenuamente questo pallone dall'attacco di due avversari, l'ultimo a toglierglielo è Maradona, poi Carnevale, quindi messo in azione Romano.
Il tocco poi sulla destra per Sola. Sola fa proseguire verso Giordano che scavalca Bruno. Ancora Bruno che rientra su Giordano, lo aggancia e Giordano finisce a terra, e quindi c'è l'intervento del signor Bergamo che ferma il gioco e concede un calcio di punizione in fuori del Napoli mentre Giordano rimane a terra. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, che chiama se Bruno, lo redarguisce verbalmente. Giordano ancora a terra, viene consolato da Maccoppi e Centi. Vediamo che anche il signor Bergamo va a sincerarsi delle condizioni della punta partenopea. Fa ampi cenni poi alla panchina che non è il caso di entrare sul terreno di gioco. Giordano di parere diverso e anche il signor Bergamo cambia ora la sua iniziale decisione e permette al massaggiatore, al medico sociale partenopea, di entrare sul terreno di gioco a soccorrere la punta napoletana. Vediamo che Giordano è stato colpito alla caviglia destra, la solita bomboletta magica che fa miracoli in queste occasioni. E Giordano finalmente può alzarsi e riprendere normalmente e tranquillamente il suo posto sul terreno di gioco. Calcio di punizione quindi ancora in favore del Napoli nella tre quarti di campo lariana. Ecco la battuta del libero Renica, pallone che viene toccato da un giocatore napoletano e quindi finisce in fallo di fondo. Vediamo Bagni che riprende il suo posto sul terreno di gioco, intanto il pallone viene manovrato da Tempestilli. Il rilancio in avanti fermato però dal giocatore napoletano, quindi Maradona che cerca di entrare nell'area all'ariana. Paradisi gli esce incontro decisamente e coraggiosamente coi piedi, sparacchia il pallone in fallo laterale, pericolosa azione napoletana. Maradona si è avventato su un pallone toccato in avanti da Giordano per un disimpegno sbagliato di Tempestilli, ma Paradisi attentissimo gli ha rubato il tempo e ha sparacchiato il pallone in fallo laterale. Vediamo che il signor Bergamo ha ancora qualcosa da dire, ha chiamato a sé Maradona, un giocatore a terra. Sembra proprio destino che Giordano sia coinvolto in questi primi minuti di gioco in ogni incidente capitato sinora. Tarda la rimessa laterale per permettere al giocatore napoletano di alzarsi e finalmente ancora una volta Giordano può riprendere il suo posto sul terreno di gioco. Ed ecco la rimessa laterale, pallone verso Maradona, c'è il rinvio in avanti. Ancora una volta ha fermato il gioco e questa volta la punizione in favore del Como. Vediamo che Albiero tocca il pallone per Paradisi, giocherella il portiere Comasco nella propria area di rigore. Ancora il pallone per Albiero che studia la situazione e invece di toccare il pallone corto preferisce il lancio lungo verso Borgonovo che lotta con Ferrara, ma questa volta è lo stopper in anticipo a togliergli il pallone. Poi Borgonovo compie azione fallosa su di lui agganciandolo per la maglia e questa volta il signor Bergamo interviene giustamente a concedere un calcio di punizione in favore del Napoli. Come di consueto Renica pronto alla battuta, prevedibile il suo rilancio lungo in avanti verso le punte. Con lungo traversone, lo stacco di Maccoppi, gran tiro e il pallone finisce in fallo di fondo, ma c'è stato il calcio d'angolo in favore del Napoli, primo calcio d'angolo della partita ed è in favore del Napoli, va a batterlo Diego Armando Maradona. Ecco il traversone di Maradona, l'uscita di Paradisi, impresa alta su Bagni, caricato, tutto regolare secondo il signor Bergamo, pallone che va a finire verso Borgonovo, ma ancora il Napoli in avanti con Romano, ancora fermato dai giocatori lariani. Centi mette in azione Bruno, troppo lungo il suo suggerimento, ma Bruno riesce a mantenere il pallone in campo, non era uscito completamente dalla linea, il guardalinee di diverso parere e quindi la rimessa in gioco sarà dei partenopei. Ed è Bruno Giordano arretratissimo, pronto a rimettere in gioco il pallone, lo lascia poi a Sola.
da sola in avanti a Carnevale, che viene attaccato da Todesco e Maccoppi, da Carnevale indietro per Romano, che cerca di far proseguire sulla sinistra Giordano. Prima di Giordano arriva Bruno, che cerca di evitare l'avversario. C'è un fallo questa volta di Giordano su Bruno e calcio di punizione in favore del Como. Giordano forse ha restituito quello che Bruno gli aveva fatto un attimo fa, cioè un fallo. Bruno ha da rammaricarsi col signor Bergamo, che dice di aver visto tutto, e quindi la partita può riprendere tranquillamente. Da Paradisi a Tempestilli, Tempestilli al Viero, ancora a Tempestilli, Mattei che contrariamente alle sue abitudini è andato a prendere posto sulla fascia sinistra, mentre sulla fascia destra staziona Enrico Todesco. Nonostante i numeri sulle maglie, si sono invertiti il ruolo sul campo i due giocatori. E vediamo Centi recuperare palla e poi aprire sulla sinistra ancora per Tempestilli. Da Tempestilli in avanti a Borgonovo, sempre in lotta con Ferrara. Borgonovo lo evita, c'è un fallo prima di Borgonovo, prima su Borgonovo di Ferrara e poi di Bruscolotti su Notari Stefano. Il calcio di punizione in favore degli azzurri. Partita che è iniziata di gran carriera da parte delle due squadre, sono passati 8 minuti. Le due squadre giocano a viso aperto, ognuna delle due vuole fare la posta piena. Vedremo un po' al termine come sarà andata. Notari Stefano toccherà il pallone per Alviero, ecco Alviero che parte, gran tiro, si infrange sulla barriera, poi viene recuperato da Sola, lo rilancia in avanti per Giordano che scatta. Prima di Giordano arriva Tempestilli che alleggerisce all'indietro per Paradisi. Da Paradisi ancora in avanti per Tempestilli. Centi fa proseguire in avanti per Borgonovo, si rinnova il duello Borgonovo-Ferrara, ancora una volta Ferrara non fa tanti complimenti nel mettere a terra il centravanti Lariano. Da Invernizzi a Centi, pronto il tocco, Renica sbaglia l'entrata e Borgonovo commette fallo a sua volta su Ferrara, e quindi questa volta il calcio di punizione sarà in favore del Napoli. Da Renica a Ferrario, ancora per Renica. Il lungo rilancio di Renica a cercare Giordano, il colpo di testa di Bruno, quello di Mattei, messo in azione Borgonovo, al quale in questa occasione Ferrara ha dato un po' di spazio, ma è lo stesso Ferrara che sul tentativo di dribbling di Borgonovo alla meglio appoggia indietro per Garella e da questi in avanti a Renica. Ecco il libero partenopeo che avanza, vicino a lui il Romano. Renica sembra intenzionato invece ad un lungo rilancio, e infatti così avviene, lunghissimo verso Maradona, il colpo di testa di Maradona, pallone che viene lasciato sfilare in fallo laterale da Tempestilli. Pronta la rimessa in gioco, messa in azione quindi Paradisi, ancora per Tempestilli. Mattei, Tempestilli, Maccoppi, Albiero, Notari Stefano all'indietro ancora per Albiero, apertura sulla destra per Centi, ecco il capitano che viene immediatamente stretto da Romano e Giordano, toccare all'indietro per Albiero, fischia il pubblico di fede partenopea per questo tergiversare degli azzurri, ma d'altra parte non è molto facile trovare dei varchi. Il lungo rilancio di Albiero per Tempestilli che non era scattato, pallone in palo laterale, pronta la rimessa in gioco di Bruscolotti che mette in azione Ferrara, da questi a Renica, ancora Ferrara, Romano, Maradona, anticipo di Tempestilli su Maradona, e Romano che va a recuperare palla, Centi rimpalla su Bagni, pallone che si inalbera, Tempestilli, poi Bagni all'indietro per Renica, Romano fa partire sulla sinistra Ferrario, ecco lo stopper che si sgancia, messo in azione Giordano viene fermato molto bene da Bruno, quindi tocco è per Centi, da Centi a Todesco che può scattare sulla destra velocissimo, ancora Todesco viene attaccato da Giordano, viene messo a terra senza tanti complimenti dal centravanti partenopeo arretratissimo, interviene il signor Bergamo che ferma il gioco e concede il calcio di punizione in favore del Como.
Pronto la battuta Mattei, arriva anche Notari Stefano. E sarà molto probabilmente proprio lui a battere. No, Mattei, ecco il lungo traversone di Mattei, esce Garella, manca il pallone. C'è stata una mischia proprio davanti al portiere partenopeo con Maccoppi finito a terra assieme a Renica. Pallone che è finito in fallo laterale senza che nessuno riuscisse a toccarlo e quindi la rimessa in gioco sarà dei partenopei e più precisamente di Sola. Renica, Sola, il rilancio in avanti, ancora Tempestilli in anticipo, pallone recuperato da Bagni che evita l'intervento di Mattei, propone un'azione d'attacco mettendo in azione Bruscolotti. Da Bruscolotti però il pallone all'indietro per Garella e questa volta i fischi sono dei sostenitori comaschi per questo alleggerimento del terzino Bruscolotti. È Romano in possesso di palla, Romano studia un po' il da farsi, poi mette in azione Carnevale, riceve il pallone di ritorno. Romano ancora per Carnevale, c'è un intervento in anticipo di Maccoppi molto bello, poi quello di Centi, colpo di testa di Mattei, intervento di Maradona che tocca il pallone sulla destra per Bruscolotti, Bruscolotti, Giordano, il gioco prosegue, ancora Giordano in possesso di palla, evita due avversari, non Bruno che gli toglie il pallone fra gli applausi del pubblico e Bruno cerca di mettere in azione Borgonovo. E c'è ancora un fallo fischiato all'attaccante e c'è il primo cartellino giallo che va a colpire Enrico Todesco. Enrico Todesco è stato ammonito per un intervento a gamba tesa un attimo fa su Maradona. Il signor Bergamo non aveva fermato il gioco, anzi su Giordano si stringono la mano i due giocatori. Il signor Bergamo non aveva fermato il gioco per concedere il fallo ai partenopei dando loro la norma del vantaggio, ora gioco fermo, è andato ad ammonire Todesco, quindi Enrico Todesco è il primo a finire sul taccuino dei cattivi del signor Bergamo. Il calcio di punizione battuto da Romano, ecco lungo traversone di Romano, attende Maradona, c'è lo stacco di Maccoppi, Maradona anti Carnevale, stacco più alto di Maccoppi, pallone però in fallo di fondo. Siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 risultato fra Como e Napoli. Ecco lo stacco di Mattei che cerca di mettere in azione Todesco, la cosa non gli riesce, e poi Invernizzi che lascia il pallone finire in fallo laterale, ma c'è un fallo fischiato ai danni del Comasco, fallo commesso da Sola, il calcio di punizione in favore del Como viene battuto ora dal libero Alviero. Notari Stefano, difettoso il suo controllo, Sola li lancia in avanti, il colpo di testa di Maccoppi in anticipo su Carnevale, recupera il pallone Giordano, gli viene tolto da Centi che in questi primi 15 minuti di gioco è un uomo veramente eccezionale a tutto campo. Bruno cerca di lanciare per Todesco, prima di Todesco arriva Ferrario che con una bella finta elude l'intervento dell'attaccante Lariano e poi cerca di impostare ora un'azione d'attacco affidando il pallone a Bruscolotti, da questi all'indietro per Romano, ancora Ferrario. Romano, Bruscolotti, sbagliato il triangolo all'indietro per Ferrario, palla in fallo laterale, da Notari Stefano a Invernizzi, Centi, Maccoppi, Alviero, ecco lungo rilancio in avanti di Alviero per Borgonovo, c'è il solito contatto con Ferrara, ancora una volta viene giudicato falloso l'intervento dell'attaccante Lariano e ancora una volta quindi il calcio di punizione affidato ai partenopei. Renica pronto alla battuta, ecco lungo traversone di Renica, da Tempestilli il pallone sulla destra per Todesco che riesce a mantenere in campo un difficile pallone e ancora una volta viene fischiato un intervento falloso a Borgonovo. Il signor Bergamo non concede assolutamente niente all'attaccante Lariano. Renica, Maradona, Alviero protegge l'uscita di Paradisi. Ecco lungo rinvio del portiere Lariano per Borgonovo, lo stop di Borgonovo. Viene attaccato e messo a terra da Sola, questa volta il fallo è in suo favore. Thank you.
Tempestilli per Centi, ancora Tempestilli, Centi, Centi in avanti per Mattei, c'è l'intervento di Bagni, mancato, Mattei cerca di superare Bruscolotti, la cosa non gli riesce, va a recuperare il pallone Invernizzi, glielo toglie però Romano, mette in azione Carnevale, cerca di andarsene sulla destra, intervento di Maccoppi in anticipo, pallone in fallo laterale, da Carnevale a Romano. Romano evita un avversario che è Invernizzi, finisce poi a terra, c'è un battibecco fra i due, il calcio di punizione in favore del Napoli, da Romano a Carnevale, ancora per Romano che ha di fronte Notari Stefano, cerca di far filtrare il pallone in area, Albiero all'indietro per Paradisi. Da Paradisi in avanti ancora per Albiero, il libero riesce a mantenere in campo un pallone troppo lungo e poi lo rilancia decisamente in avanti per Borgonovo, Borgonovo in anticipo su Ferrara che rientra su di lui, Borgonovo all'indietro per Invernizzi, sulla destra va a liberarsi Bruno, riceve palla, Bruno evita l'intervento di Giordano e poi serve molto bene Centi, applausi del pubblico per queste manovre azzurre. Centi evita l'intervento di Sola, allarga sulla sinistra per Tempestilli, Tempestilli ancora più a sinistra per Mattei, riceve poi il pallone di ritorno, Como in avanti, il rilancio in avanti di Tempestilli, tranquilla la parata di Garella, ma c'era già stato il fischio del signor Bergamo a segnalare una posizione irregolare di Borgonovo nell'area napoletana. E quindi il gioco potrà riprendere con un calcio di punizione proprio sul dischetto del rigore, guadagnano qualche metro i giocatori napoletani e Renica ora in possesso di palla, tocco all'indietro per Garella, lungo rilancio in avanti, colpo di testa di Maccoppi, va a recuperare palla a Todesco, Borgonovo, Borgonovo evita l'intervento di Bagni, va a terra, poi Ferrara all'indietro per Renica, poteva starci anche il fallo di due giocatori contro uno, ma il signor Bergamo ha preferito lasciar proseguire, Borgonovo era stato chiuso da Ferrara e Bagni, tutto regolare, quindi Garella può rinviare questo lungo pallone nella zona dove stazionano Maccoppi e Carnevale, ancora una volta Maccoppi in anticipo sul suo diretto avversario. E questa volta giustissimo il fallo fischiato a Bagni che non ha staccato i piedi di terra ostacolando l'elevazione di Egidio Notari Stefano e quindi giusto l'intervento del direttore di gara e giusto il calcio di punizione in favore del Como, Como che prosegue ora con Invernizzi, pallone per Borgonovo che cerca di evitare l'intervento del suo diretto avversario, pallone che schizza verso Invernizzi e da questi a Todesco, Todesco crossa troppo lungo, Garella non ha nessuna difficoltà a far sua la sfera, sanno tanto di improvvisazioni questi cross nell'area partenopea, d'altra parte bisogna pensare a marcare i giocatori prima di impostare e quindi non è certamente facile impostare delle azioni d'attacco e intanto è Carnevale che manovra questo pallone, il tocco è per Giordano, si allunga troppo la sfera Giordano, l'intervento di Bruno tranquillissimo che appoggia all'indietro per Paradisi. E dal portiere Lariano, come sempre in tenuta maglione giallo e pantaloncini neri, il pallone per Invernizzi e quindi a Mattei. Ecco Mattei in possesso di palla, cerca di chiamare in azione Notari Stefano, ci riesce, il pallone poi è per Centi. Da Centi all'indietro per Albiero, non si avvede dell'intervento di Sola, Centi, poi è Maradona in possesso di palla, messo in azione sulla sinistra ancora Sola. Ecco Sola che viene contratto ora da Albiero, pasticcia Sola, Albiero tocca il pallone in avanti, lo recupera però Romano, lungo il traversone verso Carnevale, in posizione irregolare, prontamente sbandierata dal guardalinee di fronte alle tribune, pronto anche l'intervento del signor Bergamo a decretare il calcio di punizione in fuori del Como, da Invernizzi a Paradisi. Da Paradisi il pallone in avanti per Bruno che ha tutto il campo libero davanti e quindi può avventurarsi nella tre quarti di campo avversaria, non lo fa, preferisce mettere in azione corto Notari Stefano, da questi messo in azione Capitan Centi, su Centi va a portarsi Bruscolotti, Centi ancora in possesso di palla, cerca di far proseguire verso Borgonovo e ancora una volta il signor Bergamo fischia un fallo al centravanti Lariano che a dir la verità cerca di sgomitare per liberarsi del suo diretto marcatore, ma non è certo Ferrara un agnellino che accetta docilmente gli sgomitamenti dello sgusciante Borgonovo. Intanto Bagni porta in avanti il pallone, lo affida Romano ancora per Bagni, da Bagni a Sola e siamo giunti al 21esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il risultato fra Como e Napoli, Ferrara che porta in avanti il pallone, effettua questo lungo traversone verso Carnevale, Carnevale ha uno stop difettoso, Maccoppi quindi rilancia in avanti per Notari Stefano, da Notari Stefano a Borgonovo,
Borgonovo che lotta con Ferrara e Ferrara lo trattiene. Vedete che il duello fra i due è abbastanza aspro, anche se non cattivo. Una volta l'uno, una volta l'altro vengono pescati in azione fallosa ed ecco ora Centi impostare l'azione d'attacco. Bello il suo tocco in avanti per Borgonovo. Borgonovo cerca di liberarsi al limite, la cosa non gli riesce, l'intervento di Ferrara questa volta è stato molto pulito, messo in azione Bagni che ora lotta con Centi. Tutto regolare, l'intervento di Centi era stato falloso ma la palla è finita fra i piedi dei giocatori del Napoli, quindi giusta l'applicazione della norma del vantaggio da parte del signor Bergamo. Ecco, lungo rilancio di Renica verso Giordano, Giordano davanti Bruno, traversone per Maradona, bello l'intervento in anticipo di Tempestilli, il pallone viene recuperato da Centi, messo in azione Mattei che al volo cerca di far proseguire qualche suo compagno in avanti, nessuno raccoglie il suo suggerimento, lo raccoglie invece Renica. Messo in azione sulla sinistra Ferrario, sul quale va a chiudere Todesco. Giordano, bello il tocco per Ferrario in area, traversone, c'è un tocco di Albiero, messo in azione poi Notari Stefano che cerca di rilanciare in avanti verso Borgonovo, fermato per la maglia da Ferrara ed è lo stesso Ferrara che cerca di impostare un'azione d'attacco sbagliando il tocco, ma questa volta avrebbe dovuto intervenire il signor Bergamo perché Ferrara non aveva permesso a Borgonovo di scattare trattenendolo per la maglia. Ancora il Como in possesso di palla col suo mezzo sinistro Notari Stefano, il tocco all'indietro è per Paradisi. Albiero, il lungo rilancio di Albiero per Borgonovo, c'è il fallo e questa volta non concede la norma del vantaggio il signor Bergamo, è sbagliato questo intervento del signor Bergamo che non ha concesso la norma del vantaggio ai giocatori azzurri. Intanto viene in avanti Bagni, messo in azione Romano, Romano apre sulla sinistra per Ferrario e ora viene in avanti lo stopper, messo in azione Carnevale, all'indietro per Renica, tocco corto per Maradona sul quale ora è andato a portarsi Centi, da Maradona in avanti per Carnevale che cerca di portarsi sul fondo, traversone toccato da Maccoppi, poi c'è l'uscita di Paradisi. Corso del primo tempo, 0-0 risultato fra Como e Napoli, messo in azione Albiero, ecco il libero che cerca di sganciarsi, messo poi in azione Invernizzi. Notari Stefano, Notari Stefano controllato da Bruscolotti, cerca di evitarlo, Bruscolotti gli frana addosso e quindi ci sarà il calcio di punizione in favore del Como. Albiero pronto alla battuta. Borgonovo, Borgonovo evita l'intervento di due avversari. Poi Romano gli si butta fra i piedi, tocca il pallone in fallo laterale, da Tempestilli a Mattei, Mattei lotta con Bagni, messo ancora in azione il terzino Lariano, bello il suo traversone per Todesco, bella e pronta la girata di Todesco, applausi del pubblico, pallone arato ma lodevole l'intenzione di Enrico Todesco nel tentativo di sorprendere Garella. Quindi al 25esimo minuto, bella girata di Todesco. Prosegue il gioco con Bagni, poi Renica. Il lungo rilancio di Renica, lo stacco di Carnevale che questa volta sopravanza Maccoppi, pallone che finisce fra le braccia di Paradisi, messo in azione poi Albiero. Da Albiero a Bruno. Maccoppi. Maccoppi cerca un lungo rilancio, sbagliata la sua mira, pallone che finisce in fallo laterale, da sola a Renica. Ecco il solito lungo rilancio di Renica, il colpo di testa di Bruno. Todesco arriva sul pallone prima di Giordano, il tocco all'indietro è per Paradisi. Con le mani Paradisi mette in azione Albiero. Ancora Albiero, Ferrara ma Mattei gli toglie palla, quindi Bagni all'indietro per Garella. Ferrario, Renica,
Ferrario, Renica. Ecco, lungo rilancio di Renica, il colpo di testa di Albiero, attende Mattei, bello il suo stop e bella la sua girata, mette in azione Borgonovo. No, questa volta è incredibile la decisione del signor Bergamo, che sta veramente esagerando ora, fischiando ogni volta contro ogni intervento del centravanti Lariano, che questa volta aveva controllato il pallone di petto ed è stato fermato inutilmente dall'arbitro di Livorno. Lottano Giordano e Bruno, questa volta pescato in azione fallosa l'attaccante della squadra partenopea, e quindi il calcio di punizione sarà in favore del Como. Giustissimo proteggere i difensori dalle scorrettezze degli attaccanti, ma mi sembra che da qualche domenica si stia esagerando nel fischiare dei falli che non esistono assolutamente nei confronti dei difensori, falli che sarebbero praticati dagli attaccanti. Ecco, intanto che Tempestilli manovra questo pallone, il lungo rilancio in avanti verso Borgonovo, lo stacco molto bello in anticipo di Ferrara, poi Todesco che ancora mette in azione Borgonovo, che cerca di andarsene sulla destra, viene fermato da Bruscolotti e Ferrara, e c'è il fallo fischiato questa volta in favore di Borgonovo, quindi calcio di punizione in favore del Como. Vediamo Mattei e Notari Stefano pronti alla battuta. Notari Stefano da questa posizione potrebbe anche tentare il tiro a sorpresa verso Garella. Vediamo Romano e Maradona in barriera. Ecco Notari Stefano che parte, gran tiro che va a colpire Romano in barriera, colpo di testa poi di Bruscolotti in avanti per Giordano, c'è un fallo di Giordano da Nedim Vernizzi che rimane in possesso di palla, poi Centi va a togliere il pallone all'avversario, applausi per questa azione del capitano che ha fatto un felice rientro e sta facendo una splendida partita. È ancora in Vernizzi ora che avanza col pallone, messo in azione Notari Stefano, la Notari Stefano a Todesco, non può chiudersi il triangolo per un intervento falloso di Bagni ai danni del mezzo sinistro Lariano, e quindi ancora una volta fermato il gioco dal direttore di gara e calcio di punizione in favore del Como. Vediamo che Albiero mette con cura il pallone sul terreno di gioco, vuol tentare il tiro a sorpresa da distanza ragguardevole, è dotato di un fortissimo tiro il libero Lariano e tenterà il colpo a sorpresa, si stacca dalla barriera sola, quindi tutto ancora da rimettere in ordine. Come sempre l'arbitro fatica parecchio a tenere a distanza e a posto la barriera. Parte Notari Stefano, finta Albiero, gran tiro che va in frangersi proprio sulla barriera, poi lo stesso Albiero che rilancia in avanti. Mattei manca il pallone, non lo manca Ferrario, il colpo di testa poi di Sola, ha messo in azione Giordano sulla sinistra che viene prontamente attaccato da due avversari, Giordano evita l'intervento di entrambi, poi da Invernizzi a Mattei, poi sulla destra a Todesco, Todesco cerca di evitare Renica, la cosa non gli riesce, è il primo calcio d'angolo della partita in favore degli azzurri per questo intervento di Renica su Todesco. Todesco dalla bandierina lascia che sia Mattei a mettere in gioco il pallone, poi arriva anche Notari Stefano per Mattei, da Mattei ancora Notari Stefano pronto per il cross, ecco sul lungo traversone Maccoppi, c'è lo stacco di Carnevale, poi quello di Tempestilli, pallone altissimo sopra la trasversale della porta di Garella. Garella, Ferrario, Ferrario pronto alla lunga battuta verso Maradona, lasciano sfilare il pallone sia Maradona che Tempestilli e c'è il fallo di Carnevale ai danni di Maccoppi, testata fra i due giocatori, calcio di punizione in favore del Como, ma c'è stata una gran zuccata fra Carnevale e Maccoppi, vediamo entrambi i giocatori tenersi il capo fra le mani. I due giocatori sportivamente si confortano ora a vicenda e si devono essere dati una gran testata. Ecco, lungo rinvio di Paradisi.
lo stacco di Invernizzi, recupera pallone solo che lo rilancia in avanti verso Giordano, bellissimo l'intervento di Bruno, pallone in fallo laterale. Bruscolotti, Maradona, intervento di Tempestilli, pallone in fallo laterale, da Maradona verso Giordano, c'è la finta di Albiero che lascia sfilare il pallone in fallo di fondo, da Paradisi a Mattei, Maccoppi, Invernizzi, finta di Invernizzi per Mattei, Mattei scatta nella tre quarti di campo avversaria, può scattare il contropiede del Como, Mattei si ferma, poi mette in azione Invernizzi, sulla destra libero Tempestilli, riceve, ancora più a destra attende Todesco, messo in azione ora Todesco che cerca di evitare l'intervento di Romano che gli toglie palla, poi l'intervento di Sola che mette in azione Maradona, su Maradona prontamente va a portarsi Tempestilli, rilancio in avanti del mezzo sinistro partenopeo per Giordano, sbagliato il suo suggerimento, prima Albiero e poi Paradisi sul pallone e quindi messo in azione Invernizzi, attende, riceve sulla destra Todesco, da Todesco in avanti per Mattei che viene prontamente attaccato da Bagni, poi arriva anche Ferrario, toglie palla ai due avversari che hanno qualcosa da dirsi in maniera abbastanza decisa, il pallone viene recuperato da Renica ed è libero partenopeo ora che tenta di impostare un'azione d'attacco per i suoi, molto probabilmente infatti lo fa, il suo solito lungo rilancio, lo stacco di Invernizzi in anticipo su Maradona, pallone in palo laterale, Romano alla rimessa in gioco per Maradona, intervento di Tempestilli che toglie palla al mezzo sinistro campione del mondo in maniera pulita fra gli applausi del pubblico e la affida poi al suo portiere Paradisi. Da Paradisi ancora per Tempestilli e siamo giunti al 34esimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato fra Como e Napoli, ma stiamo assistendo a una bella partita anche se finora i due portieri non sono stati chiamati in causa, ma c'è un gioco brioso, veloce, interessante fino alla tre quarti di campo di entrambe le squadre. Intanto Sola ha tolto palla ad Albiero, il rilancio avanti per Giordano, netta la posizione irregolare della punta di Ottavio Bianchi e quindi fermato il gioco, la partita potrà riprendere con un calcio di punizione in favore del Como, ma i giocatori partenopei hanno qualcosa da dire al signor Bergamo perché Bagni è rimasto a terra al limite della propria area di rigore, molto probabilmente c'è stato uno scontro fra lui e Mattei e fra un attimo vedremo molto probabilmente scintille fra i due giocatori, da Bruno in avanti per Todesco, ancora una volta intervento di Ferrario ma Bruno recupera il pallone, viene subito attaccato dal giocatore avversario, il pallone all'indietro per Tempestilli, Tempestilli rilancia sulla sinistra il pallone per Maccoppi, c'è lo stacco di Carnevale, va a recuperare palla Notari Stefano, difficile il suo aggancio ma interviene Invernizzi che tocca corto per Centi, ecco il capitano che lancia sulla destra per Todesco, manca l'intervento Ferrario, Todesco sul pallone, pronta la sua girata, pallone che finisce in fallo di fondo ma il pallone è stato toccato da Ferrario e quindi ci sarà il calcio d'angolo in favore del Como, ancora una volta pronto alla battuta Notari Stefano, ecco la battuta di Notari Stefano, tesa, c'è l'uscita di Garella ma il colpo di testa è di Renica, va a recuperare palla Mattei dopo che è uscita dalla linea di out, Borgonovo, Mattei, traversone di Mattei, troppo lungo per Bruscolotti e Maccoppi ma il primo a arrivare sulla palla è Maccoppi, tocco indietro per Bruno, traversone di Bruno tagliato e c'è la parata di Garella, applausi del pubblico per questa azione comasca anche se non difficile la parata di Garella, ma questa azione sta a testimoniare che il Como lotta testa a testa vis a vis con la capolista, ecco Bagni intanto che viene in avanti, cerca di mettere in azione Romano, c'è il fallo di Bagni su Invernizzi prontamente rilevato dal signor Mattei, va a scusarsi Bagni con Invernizzi, signor Bergamo fa ampi cenni a Invernizzi di aver visto tutto e quindi può essere soddisfatto della concessione del fallo, ancora una volta Borgonovo, questa volta è stato evidente il fallo del centravanti su Ferrara,
si è visto nettamente che cercava di liberarsi spingendolo. Pallone ancora in possesso dei napoletani con Sola, il tocco all'indietro è per Renica. Da Renica a Sola. Renica. Rilancio in avanti di Renica per Maradona. Lo stop di Maradona che cerca di evitare Tempestilli. Rimpallo favorevole, ma c'è Albiero che non si fa sorprendere, mette in azione Invernizzi, può scattare il contropiede del Como, Invernizzi velocissimo, Invernizzi bello il suo tocco per Borgonovo, ma Renica fa buona guardia e rilancia in avanti Romano, da Romano a Carnevale, su Carnevale va a portarsi Centi, lo attacca e lo aggancia in maniera fallosa, direi quasi involontaria, Carnevale va a terra, interruzione di gioco, calcio di punizione già battuto da Bruscolotti a Sola, che lascia a Bagni, da Bagni a Ferrario. Ferrario per Bruscolotti, Bruscolotti non riesce a superare la guardia di Mattei, poi Notari Stefano che lavora questo pallone, cerca di superare il Romano, ci riesce, messo in azione Bruno, ancora per Notari Stefano, poi Borgonovo sulla sinistra, Borgonovo non riesce a superare l'attenta guardia di Ferrara, pallone in fallo laterale. Da Mattei a Centi, Centi per Borgonovo. C'è lo stacco di Ferrara e Borgonovo questa volta non ha tentato lo stacco, giusto l'intervento quindi del direttore di gara a concedere il calcio di punizione fuori del Napoli già battuto, Romano in possesso di palla, apertura sulla sinistra per Ferrario, da Ferrario ancora Romano, apertura sulla sinistra ancora per lo stopper napoletano che non riesce a mantenere in campo il pallone concedendo quindi al Como una rimessa laterale, da Todesco ad Albiero. 7 minuti al termine dei primi 45 di gioco, 0-0 risultato fra Como e Napoli. E Bagni in possesso di palla, cerca di superare Notari Stefano, il pallone gli finisce in fallo laterale e viene fischiato un fallo a Notari Stefano quando il mezzo sinistro Lariano, visto il pallone in fallo laterale, stava già frenando la sua corsa e non ha certo fatto un fallo volontario sul mediano di spinta partenopeo. Renica pronto alla battuta del calcio di punizione. Come solito il suo lungo traversone verso Maradona, lo stacco di Tempestilli che manca palla, ma c'è l'intervento di Maccoppi in anticipo su Carnevale, poi c'è un fallo di Carnevale sullo stesso Maccoppi, finiscono a terra i due. Il direttore di gara ha già fermato il gioco e concesso un calcio di punizione in favore del Como, Carnevale rimane a terra tenendosi le mani sul viso, probabilmente nel contatto con Maccoppi è stato colpito al viso e il gioco è fermo, quindi inutile questo tocco di Paradisi verso Invernizzi, deve essere soccorsa la punta partenopea, mentre Egidio Notari Stefano, quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo, va verso la panchina a ricevere istruzioni dal suo trainer Emiliano Mondonico. Finalmente può essere rimesso in gioco il pallone, il tocco di Albiero per Paradisi, da Paradisi a Maccoppi, Maccoppi Notari Stefano arretratissimo, Maccoppi, Maccoppi cerca di far proseguire in avanti, non ci riesce per l'intervento di Romano, poi il tocco di Albiero in anticipo su Carnevale che gli si oppone in maniera fallosa. Ancora una volta fermato il gioco e ancora una volta concesso il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Da Tempestilli a Centi, ecco il capitano che ora può impostare l'azione d'attacco aprendo sulla destra per Invernizzi. Invernizzi avanza a Bruno, gli concede poi palla. Da Bruno a Borgonovo. Borgonovo viene messo a terra da Ferrara e questa volta il fallo è netto del difensore sull'attaccante e quindi calcio di punizione ancora in favore del Como. Ancora una volta ci proverà Gigi Notari Stefano da questa posizione con il suo sinistro a impensierire Garella. Come di consueto anche Mattei vicino al pallone.
Eccolo per Stefano, tiro molto bello, molto forte, pallone che finisce a lato sulla destra di Garella, ma ancora una volta lodevole l'intenzione dei giocatori del Como di impensierire il portiere partenopeo. E siamo a 3 minuti esatti dal termine dei primi 45 di gioco, 0-0 risultato fra Napoli e Como. Il rinvio di Garella, lo stacco di Centi, pallone in fallo laterale. Da Bruscolotti in avanti verso Romano, che viene chiuso da Mattei, molto bene messo in azione Notari Stefano, poi Tempestilli, Albiero, il lungo rilancio di Albiero, c'è lo stacco in anticipo di Ferrara su Borgonovo, pallone in fallo laterale. Tempestilli non corre rischi e tocca l'indietro per Paradisi. Il Napoli in questi ultimi minuti della prima fase di gioco sembra non aver nessun interesse a spingere verso la porta all'Ariana. È il Como che tenta invece di impensierire Garella. Colpo di testa di Mattei, lo stacco di Ferrara, poi Bagni mette in terra il pallone, messo in azione Ferrario. Renica, sul quale prontamente va a chiudere Garella. E questo boato che sentite molto probabilmente vuol dire che l'Ascoli è passato in vantaggio sull'Inter e i tifosi napoletani esultano. Ascoli, il vantaggio molto probabilmente non potrebbe essere diversamente interpretato questo boato dei tifosi partenopei. Ventolio di bandiere, gran tifo. Un minuto scarso al termine dei primi 45 minuti di gioco, Como Napoli sullo 0-0. Romano per Sola. Il Napoli molto probabilmente dopo questo annuncio si chiuderà a riccio nel tentativo di portarsi a casa un pareggio. Giordano, tiro di Giordano sballatissimo. Pallone abbondantemente a lato. Vi dicevo che il Napoli potrebbe anche optare per il tentativo di portarsi a casa un punto. Per il Como potrebbero anche chiudersi gli spazi nella tre quarti di campo napoletana. Ma Como che potrebbe anche essere decisamente favorito se il Napoli decidesse di chiudersi a riccio. Infatti non ci sarebbe più la preoccupazione di marcare Giordano, Carnevale, Maradona vicino a Paradisi e si potrebbe anche tentare qualche sortita di più. Tanto c'è questo fallo di Sola ai danni di Invernizzi, prontamente rilevato dal direttore di gara, calcio di punizione in favore del Como. Tempo scaduto da qualche secondo, Invernizzi deve ricorrere alle cure di Bobo Mauri, Bruno pronto alla battuta del calcio di punizione, rilancio in avanti verso Mattei, lo stacco di Bagni, pallone in fallo laterale. E il signor Bergamo manda tutti negli spogliatoi per il meritato riposo. Como 0, Napoli 0. Un Como che ha giocato i primi 45 minuti, oserei quasi dire in maniera spavalda. Un Como che non si vedeva per il suo impegno e la sua determinazione da qualche domenica. Ma vedremo quello che succederà nei secondi 45 minuti di gioco dopo che il Napoli ha saputo del risultato che è giunto da Ascoli, che vede i bianconeri ascolani in vantaggio sui nerazzurri interisti.
quinto minuto del secondo tempo a Como, risultato ancora di parità 0-0, con il Como che però ha aumentato il ritmo dall'inizio della ripresa. C'è questo tentativo, cerca di allungarsi Borgonovo, era una deviazione impossibile, e avete visto anche inquadrato l'arbitro Bergamo. 0-0 quindi al quinto minuto della ripresa, con equilibrio per quanto riguarda la prima parte della partita. La formazione di casa è quasi al completo, manca Corneliuson, invece del Napoli è assente De Napoli per squalifica, fermo Carannante. Ottavio Bianchi ha preferito Carnevale a Caffarelli che in panchina, vediamo la formazione comunque per esteso. Nel Como Paradisi Tempestilli, Bruno, Senti, Maccoppi, Alviero, Matteo Invernizzi, Borgonovo, Natali, Stefano e Todesco. Il Napoli ha in porta Garella, poi Bruscolotti e Ferrara. Quindi Bagni, Ferrari, Renica, Carnevale, Sola, che gioca ufficialmente al posto di De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. La panchina del Como formata da Braglia, Guerini, Casagrande, Moss e Giunta. Nel Napoli ci sono Di Fusco, Bugliardi, Volpecina, Caffarelli e Muro. L'arbitro è Bergamo di Livorno. 0-0 quindi, dopo 6 minuti di gioco, che in questo istante è fermo, vedete Maccoppi richiamare l'attenzione dell'arbitro Bergamo per un fallo subito da Tedesco che si rialza aiutato proprio dall'arbitro. Possiamo rivedere l'azione, in effetti è stato colpito alla caviglia destra il giocatore del Como che poi vedete finire a terra, gioco che comunque potrà essere ripreso anche se Tedesco si pare infortunato abbastanza seriamente. Il terreno in buone condizioni, si gioca una partita con cielo coperto, stadio esaurito con diverse migliaia di tifosi napoletani. Inquadrato Tempestilli con il numero 2 per questo calcio di punizione battuto, ma ancora c'è qualche cosa che deve essere messo e sistemato meglio. Aveva guadagnato qualche cosa il difensore del Como, quindi... Anzi, si trattava proprio di una rimessa, ecco perché l'arbitro ha fatto riprendere il gioco in una situazione tecnica diversa. Adesso siamo al settimo minuto a Como, tra Como e Napoli, situazione di parità 0-0. Tenta in questo controllo Bagni, poi sul lungo rilancio c'è questo lento pallone che finisce dalle parti di Renica. Ancora per Bagni. Ottavio Bianchi ha consigliato naturalmente al Napoli una posizione tattica di copertura, è un punto importante da poter conquistare in trasferta, anche valutando la difficile trasferta nella quale è impegnata l'Inter. Ovviamente in campo si sa come stanno andando le cose ad Assos. Buon recupero di Notari Stefano, pallone all'indietro, c'è soltanto Giordano, avete osservato per un attimo la parte alta del teleschermo, quello qui che può disturbare e ci si mette subito di buona volontà, può disturbare la difesa del Como. Ancora un intervento per evitare lo scatto di Borgonovo, riprende però ancora un tentativo di attacco, il Como è rimasto a terra al Biero. Si finisce dalla parte opposta dove Tedesco cerca di andare a disturbare l'intervento di Bruscolotti. Tutto in campo a chiedere lumi all'arbitro Bergamo in attesa di decidere che cosa deve essere fatto per proseguire il gioco. La rimessa laterale viene assegnata al Como. Bene, è arrivato Mattei, tutto risolto, effettuata la rimessa laterale, il tocco è di Bruno, poi ancora Mattei, effettuato il cross, colpo di testa, palla messa fuori area, leggermente in difficoltà in questa circostanza la difesa del Napoli, paio di rinvii con il Como invece che costruisce la propria attacco, questi è Bruno, ancora lancio molto giusto per il... Potete notare in posizione difensiva Maradona dà una mano ai compagni, anche Maradona non si è visto granché nel corso del primo tempo. Da ordini Maradona con la sua caratteristica capigliatura, anche la stazza fisica abbastanza inconsueta per un giocatore di calcio che ha raggiunto la sua natale notorietà e con le sue capacità tecniche.
arretra il Napoli a difendere e quindi ha spazio e già tempestille per effettuare ancora un rilancio al controllo di Borgonovo. Esterno destro, la finta, un pallone che può essere lavorato da Maccoppi, l'intervento da parte di Garella, però c'è stato anche un intervento da parte di Bergamo, tempestiva l'uscita in tutto di Garella, comunque si trattava di una posizione irregolare da parte della schieramento offensivo del Como, probabilmente una spinta nell'occasione precedente il cross. Abbiamo superato anche il decimo minuto tra Como e Napoli 0-0. Ed ecco per Maradona un tentativo di lancio verso Giordano, forse tenta un attimo a prendere velocità Giordano, pallone che se n'è andato oltre la linea laterale. Risulta un pochino approssimativo il gioco d'attacco del Napoli, che parte sempre un pochino da lontano, però ecco che si fa pericoloso con questo lancio all'interno dell'area di rigore, sguarnita però di possibilità di spunti offensivi. Guardaline con bandierina alzata, posizione irregolare, calcio di punizione per il Napoli. Palla sciovere per Maradona che tocca appena di testa, intuisce il passaggio all'indietro, l'uscita di Paradisi gli toglie ogni possibilità di intervento. Ancora tocco questa volta da parte di Carnevale, poi Giordano cerca di prolungare l'azione sulla destra e ci arriva Bruscolotti, tocco ancora lì dietro, Giordano ha due avversari da superare, tenta un dribbling, ci riesce. Necessario passaggio all'indietro da parte di Alghiero verso Paradisi, con Maradona, avete osservato, sempre in agguato. Stavolta l'azione si sviluppa con Tempestilli sulla sinistra, il triangolo è uscito, il cross per un attimo Borgonovo, buttandosi in staccata, dà l'impressione di poter arrivare alla deviazione definitiva, a un passo da Garella, sfuma l'attacco del Como ed è indubbiamente l'azione più pericolosa di tutta la partita fino adesso. Ancora un'inquadratura per Borgonovo, grappolo di giocatori, pallone che se ne va oltre il fondo, difficile valutare chi sia stato l'ultimo a toccare, comunque Bergamo indica che si riprenderà anche una rimessa dal fondo. Abbiamo superato nel frattempo il tredicesimo minuto della ripresa, Como e Napoli sono sempre sullo 0-0. Se ne va intanto Todesco per la prima sostituzione della partita e al posto suo entra con il numero 16 Giunta. Tredicesimo quindi, prima sostituzione effettuata da Mondonico. Terenzio D'Arezzo era stato toccato abbastanza duramente alla caviglia, l'abbiamo osservato all'inizio del nostro commento su questa telecronaca. In velocità questo scambio con Bruno che controlla, attende Notari Stefano, lancio in profondità proprio verso Giunta, la possibilità di andare al cross e il rinvio di Renica che libera l'area di rigore scaraventando il pallone lontanissimo, mentre la parte del pubblico che porta allo stadio a sostenere il Como naturalmente incita a gran voce la propria squadra. Partita che era stata equilibrata, vi dicevo, nel corso del primo tempo, adesso nella ripresa, sin dall'inizio è apparso più attivo il Como, respinta di Carnevale, rinvio un pochino sbilenco con pallone però controllato da Cenci che ancora recupera il pallone, salta anche Maradona e poi allunga l'azione sulla destra per Notari Stefano.
Finisce a terra Notari Stefano, per l'arbitro è calcio di punizione. Primo quarto d'ora di gioco anche nel corso della ripresa che se n'è andato. Dopo un'ora Como e Napoli sono fermi sullo 0-0. Chiaro la segnalazione di Bergamo con i fischietti in mano prima di decidere di poter battere il calcio di punizione per la distanza. Su questo cross ancora si alza molto bene Renica a salvare una situazione che poteva diventare complicata. Il gesto di Carnevale a braccio alzato probabilmente a chiedere a qualcuno di coprire qualche uomo che si sposta sulla fascia. È inquadrato Mattei per il calcio d'angolo. Pallone però buttato malamente in avanti da Tempestilli. Il lancio di Maradona ostacolato da un avversario completamente sguarnita di attaccanti, praticamente la metà campo del Como. All'indietro Mattei. Tocco di Tempestilli, quindi si prosegue con questo punto, però l'intervento di Bagni che va a chiudere. Pallone che dovrebbe essere già uscito, rimessa, ma c'è un altro cambio dalla indicazione del guardialine con la bandierina alzata. Inquadrato con il numero 14 c'è Volpecina, mentre quindi esce Sola con il numero 8. Un altro cambio per questa partita, il primo effettuato dal Napoli, dopo quello del tredicesimo giunta per Todesco. Adesso invece Ottavio Bianchi mette in campo al posto di Sola Volpecina. Tenta di rubare palla a Maradona, non ci riesce, invece può proseguire Tempestilli. Possibilità adesso di Tempestilli di proseguire, invece il pallone per Mattei, il cross di Mattei, accenna l'uscita, il colpo di testa, il gol di giunta. Accennato all'uscita Garella, io ho avuto l'impressione che abbia cambiato, che abbia scelto all'ultimo momento poi di restare tra i pali. È arrivato con ottima coordinazione, però lo possiamo rivedere. Accenna l'uscita, poi torna indietro Garella. Ed effettivamente è entrato con grandissimo tempismo, giunto a colpire di testa, pallone sotto la traversa, beffato Garella, va in vantaggio il Como con questo gol di giunta al 18esimo. In questa volata parallela tra Como e Inter adesso si ristabilisce la situazione. Nel primo minuto di questa giornata di campionato anche l'Inter sta perdendo ad Ascoli, quindi sia la prima che la seconda si trovano a dover recuperare. Si è aggiustato in qualche modo Bagni prima di effettuare questo centro, di costringere l'avversario anche ad un rinvio sbilenco, scuse reciproche fra tutti, partita per la verità molto corretta, le due sostituzioni sono venute anche Sola, mi è sembrato leggermente dolorante, due giocatori in infortuni di gioco. Fugge la palla a Mattei che non l'ha controllata, l'intervento di Ferrara. Pare di capire che Napoli ha immediatamente cercato di costruire la sua reazione subito più in avanti tutti, mentre contemporaneamente i giocatori del Como hanno fatto un arretramento. È un gol naturalmente importantissimo questo di giunta, un campionato che ha tre settimane dalla fine, ha ancora moltissimo da dire. Si impegna a Carnevale, riuscito con una finta a liberarsi di un avversario che era Notari Stefano, effettua il cross saltando Maccoppi, poi il rinvio. L'autore del gol cerca di disturbare Ferrari, che invece ha servito Bagni. Bagni verso Maradona, finisce a terra Maradona, l'arbitro non interviene.
potrebbe scattare il contropiede, invece va avanti Palapiede ancora giunta con calma, allarga sulla destra. Risulta quindi rallentata questa azione del Como, con questo errore poi è addirittura il Napoli che può riconquistare palle, cercare il contropiede, lo scatto da parte di Giordano, deve liberarsi di Bruno che lo ostacola, poi sul contrasto che Giordano lascia la palla ancora alla possibilità di Romano di andare al cross, lo effettua, all'intervento da parte di Paradisi, però la parata ancora. Il tiro, la parata molto bella di Paradisi, resta il Napoli in area di rigore, adesso c'è la possibilità per Romano di effettuare il centro. Applauso del pubblico, non vi so dire se la palla fosse effettivamente uscita, è chiaro che Guardialine è in posizione molto migliore, assegna la rimessa da fondo. Grande intervento di Paradisi che possiamo rivedere. La prima volta su un'uscita con quale evita praticamente la possibilità di Carnevale intervenire di testa, poi ecco la sua parata, intanto il gioco è ripreso, le immagini sono nuovamente con Bruscolotti che ha effettuato questa rimessa, non si intende con Maradona, persa il pallone e riconsegnato al Como per la rimessa laterale. Ventiduesimo del secondo tempo a Como, lancio all'indietro di Tempestilli, il Como è andato in vantaggio pochi minuti fa, esattamente al 18° con un colpo di testa di Giunta. Giunta è riuscito a rubare questo pallone con il numero 14, vedete Volpecini è entrato al 17° al posto di Sola. Che minaccia di pioggia su Como, la partita è iniziata già con cielo coperto, giornata molto afosa vicino a Milano e anche in città. Si impegna, nel frattempo Giunta, c'è già una segnalazione del guardaline, intervento dell'arbitro Bergamo, calcio di punizione come vedete in favore del Napoli. Ancora una sostituzione, questa volta è Muro che entra al posto di Bruscolotti e siamo al 22° abbondante, quasi 23°, entra Muro al posto di Bruscolotti. Due le sostituzioni effettuate adesso da Ottavio Bianchi. Mondonico ha messo in campo al 13° Giunta al posto dell'infortunato Todesco. Vedremo se anche a Bianchi il numero 16 porterà fortuna come a Mondonico, è stato infatti il numero 16 Giunta a segnare l'unico gol che abbiamo visto finora in questa partita. Mattei controlla bene, lancia in avanti, però favorisce l'intervento del centrocampo napoletano. In azione Volpecina, cerca di scambiare con Bagni, poi ancora Volpecina, all'indietro il passaggio di Bruno, costringe poi Paradisi che si era gettato a chiudere, in uscita la deviazione in angolo, adesso Paradisi ha effettivamente soltanto tentato di evitare il calcio d'angolo. Palla di Muro molto alta, colpo di testa, poi il rinvio, palla allontanata, lo scatto con Ferrari in anticipo su Borgonovo per il passaggio a Garella. Si sono capovolte le posizioni in campo, adesso è la metà campo del Napoli, nella quale è rimasto soltanto Borgonovo, come fino a poco fa sul punteggio di 0-0 era Giordano che faceva l'attaccante isolato nella metà campo del Como. Notare Stefano e Mattei. Intanto comincia a cadere già qualche goccia di pioggia. Riesce anche Ferrara a rialzarsi sotto lo sguardo di Bergamo, è rimasto infortunato nell'azione d'attacco di poco fa. Per chi ha buona memoria, anche l'anno scorso il campo di Como non fu certamente favorevole alla squadra di testa, alla Roma, che aveva già subito la sconfitta a Lecce. Se non ricordo male, andò anche a Como a perdere una partita che
poteva essere ancora occasione di aggancio. Tanto è stata restituita dai giocatori lariani la palla ai napoletani. Romano che deve superare Mattei. Effettuato il cross, colpo di testa di Giordano, e Volpecina che va a recuperare sulla fascia. Ecco effettuato il cross, l'uscita sicura di Paradiso. Indubbiamente il Napoli ha, dopo il gol, spostato il suo baricentro avanzandolo di molto. Non è quindi del tutto soltanto volontario l'arretramento del Como in copertura, per dire che la pressione della squadra avversaria che ha costretto i lariani a cercare adesso di difendersi in maniera un pochino più arretrata nel proprio metà campo, tocca male ma riesce a proseguire in qualche modo lo stesso Giunta. Pallone che finisce sul piede di un avversario. Lo scambio tra Tempestilli e Giunta, poi cerca di guadagnare spazio Notari Stefano, effettua la rimessa, lo riprende però l'arbitro Bergamo, la effetto adesso Bagni e se ne va a palla al piede Renica. Pallone per Maradona, lo stop elegante di petto, poi Giordano, due avversari, sta per ricominciare a aprirsi una mischia che invece viene risolta, Mattei che allontana, possibilità di andare al contropiede con Borgonovo che supera la metà campo, ne insegue Volpecina. Effettua il cross, dalla parte opposta arriva Giunta, rinuncia Giunta a effettuare il cross, si porta la palla verso la bandierina, vuol perdere evidentemente tempo, tanto gli viene portato via il pallone proprio da Bagni, si spingono, Bagni rinuncia all'inseguimento e intanto Giunta ha dovuto commettere fallo. Dà velocità al suo scatto Renica, effettua il lancio in avanti, c'è il fischio di Bergamo. Non si è visto molto Maradona nel primo tempo e neanche finora si può dire che il fuoriclasse argentino abbia dato totale e completa prova delle sue qualità. Giordano che effettua il cross, l'uscita, sta per perdere palla Paradisi, ma era proprio Maradona pronto ad approfittare. Paradisi ha bloccato il pallone, già effettuato il rinvio. Buon pallone di Centi verso Giunta, si libera di Bagni, si aggiusta il pallone, va al tiro, bravissimo questa volta Garella, di interno destro, ha tentato la conclusione Giunta, pericolosissimo da quando è stato messo in campo, vale la pena di rivedere questa azione, ha cercato l'angolino con un guizzo buttandosi sulla sinistra, ha schiaffeggiato il pallone con la mano sinistra Garella, l'ha messa oltre il fondo e siamo quasi al 29esimo adesso del secondo tempo e sempre in vantaggio per 1-0. Il Como, vediamo questa traiettoria, salta e allontana Ferrara, poi c'è questa girata del tutto innocua per Garella. Avanza il Napoli, questo scatto di Romano. Romano è anche un buon tiratore, per situazione pericolosa, adesso pallone messo al centro dove non è riuscito nessun giocatore ad intervenire per la deviazione. Avrebbe forse potuto Muro tentare una deviazione, ma non ci è arrivato neanche lui. Inquadrato Tempestilli, pallone al centro però regalato ai napoletani. Pallone che sta per andarsene in angolo, naturalmente Albiero aveva visto il proprio portiere in uscita.
Buon lavoro di Ferrari, si erano spinti i due, il suo avversario era Borgonovo, in avanti Giordano. Napoli alla ricerca del pareggio, Giordano cerca il triangolo, il rinvio di Albiero, il recupero ancora di Ferrara, poi cerca di andare via Bagni. Questa volta è Ferrara per Renica, anzi per Muro, riprende Muro dopo il rimpallo. Va al cross Muro, c'è la respinta di testa, poi solo riesce Carnevale a collocare la palla alle spalle di Paradisi. È il 31esimo quando Carnevale ha messo alle spalle di Paradisi il pallone dell'1-1, Carnevale ha forse controllato il pallone anche aiutandosi con il braccio, forse dopo la respinta di Paradisi, vediamo, questo è il momento, lo tocca col braccio, pallone alle spalle di Paradisi e il gol che consente al Napoli di agguantare il Como, situazione di parità 1-1 con valida Bergamo. Al gol segnato al 18esimo da Giunta ha replicato Carnevale, che ha forse controllato il pallone aiutandosi un pochino. Gol comunque validissimo, 1-1 adesso al 32esimo con il Napoli che aggiusta rimedio ad una situazione che si era fatta abbastanza difficile, pareggio peraltro meritato, già in 3 o 4 occasioni Paradisi era stato chiamato al lavoro. Centi chiama qualcuno a smarcarsi, cerca uno scambio con Giunta, poi recupera Invernizzi, poi ancora Centi. Questa volta sono i napoletani, i tifosi napoletani a fischiare. Amministrano adesso il pallone i napoletani, vediamo che Ferrara finta il passaggio indietro verso Garella, poi lancia invece in avanti, comunque è chiaro che il risultato di parità può andare benissimo alla capolista, anche per quello che succede ad Ascoli. Muro perde palla nel contrasto con Invernizzi, poi ancora Invernizzi lancia in avanti verso Centi. Si ferma Centi, deve dare all'indietro. Arretrato anche Borgonovo che ha ricevuto la Tempestilli. Si gioca a pendolo, un po' al di qua, un po' al di là del metà campo con scambi ripetuti tra i giocatori del Como. Non è certamente l'Ariana, la canzone che forse sentite attraverso i microfoni che raccolgono gli effetti. All'indietro Maradona, quindi diciamo che al 34esimo del secondo tempo con le due squadre in parità sul conteggio di 1-1, gol di Giunta al 18esimo per il Como, pareggio di Carnevale al 31esimo, le due squadre danno l'impressione di volersi accontentare di quanto hanno ottenuto finora. Comincia a oscurarsi nel frattempo il cielo mentre cadono le gocce di pioggia. Da Maradona un passaggio verso Garella. Mattei finta passaggio all'indietro, poi decide di proseguire, effettua un buon lancio in avanti dove
non è riuscito Giunta a controllare il pallone, già effettuata la rimessa. Il cross di Bruno, il tentativo di colpo di testa, l'intervento da parte di Ferrari, poi ancora Maccoppi dalla parte opposta. Tocca male Maccoppi, intanto dà l'impressione di richiamare qualcuno all'indietro, Garella lamentandosi, credo, di un indolenzimento alla schiena. Si gioca a rallenti, pallone da Renica ancora verso Garella. Dieci minuti al termine qui a Como sulla situazione di parità 1-1. Un po' di fatica nei muscoli di Maradona, che si è abbassato i calzettoni. Intanto c'è un altro cambio con il numero 14. È entrato in campo Casagrande. È Tempestilli che deve battere questo calcio di punizione. Un buon tiro che il pallone e l'erba scivolosa rendono problematico per Garella. È uscito Notari Stefano, che è stato sostituito da Casagrande. Quindi anche Mondonico si mette un difensore per chiudere il punteggio sulla parità. Passaggio all'indietro anche dall'altra parte, partita che indubbiamente, per quanto riguarda il punteggio, fa ritenere due squadre soddisfatte, né l'una né l'altra dando l'impressione di premere, si accontentano di un pareggio che favorisce indubbiamente molto il Napoli alla ricerca meritata del suo primo scudetto. E Como, che aveva avuto una serie di infortuni terribili durante il campionato, perdendo via via molti dei suoi protagonisti, e aveva visto anche compromesso una classifica che all'inizio era molto florida, adesso può giocare con tranquillità questa fine di campionato. Questo per dire che con una breve analisi si può giustificare l'atteggiamento in campo. Altro passaggio indietro da parte di Maradona verso Garella. Si fa sempre più scuro in campo, ancora questa volta il passaggio indietro è di Giordano, costringe Ferrari all'inseguimento del pallone. Arriva anche la pioggia a sancire con questo acquazzone che può quasi fare da sipario, a sancire praticamente la conclusione dell'ostilità tra Como e Napoli. Osserviamo questo scatto da parte di Casagrande, poi c'è l'intervento da parte di Centi, pallone allargato mentre è pronto a ricevere Invernizzi, che è il giocatore che ha la palla al piede, questi è Bruno. Ancora Tempestilli, buona la sua partita. Mattei. Si gioca all'indietro per linee orizzontali, non cerca l'affondo né l'una né l'altra squadra. Vediamo se adesso Tempestilli cercherà di effettuare il cross. Si ritorna appunto da capo con tutto il Napoli
a chiudere, passaggio all'indietro, poi ancora lateralmente. Casagrande tocca, ma troppo velocemente verso Giunta. La posizione di Maradona sulla lunetta praticamente rende inutile ogni commento su questo finale di partita, ma nel calcio può succedere qualcosa all'improvviso in qualunque momento. Carnevale controlla il pallone che se n'è andato oltre la linea laterale, deve effettuare lui stesso la rimessa verso Maradona, cambiare perché l'ha effettuata da Carnevale in maniera irregolare. Una parte del pubblico se n'è andata soprattutto per il tempo, non tanto perché è convinto che possa cambiare qualche cosa, anche se nella realtà, per quello che si è visto in campo dopo il pareggio di Carnevale al 31esimo, non c'è da sperare molto nel cambiamento di un risultato. Centi che ha scambiato con Giunta, poi arriva Mattei, ancora all'indietro. Arriva Bianchi, recupera un pallone che Maradona per la quarta volta consecutiva dà verso il proprio portiere Garella. Troppo importante uno scudetto, troppo importante questo risultato di parità, mentre l'Inter sta perdendo ad Ascoli, per andare a cercare di andare a sottilizzare sull'atteggiamento tattico del Napoli in questi ultimi minuti. Va a mettersi nell'angolo anche Carnevale, come a diversi minuti fa aveva tentato di fare anche Giunta. L'arbitro non concede il calcio d'angolo, inquadrato Paradiso. E niente da fare, le due squadre aspettano la fine, chi ha il pallone cerca di amministrarne il possesso. Libera in qualche modo, avete visto Maradona toccando col sinistro e buttando la palla fuori di destra. Ma questo scudetto che al Napoli è sempre più vicino, indubbiamente fa perdonare molte cose, si è tolto un sorriso di Maradona. Cerca di andare a rubare palla a Muro, ma si trotterella sul campo di qua e di là con la palla che vedete resta sempre nella fascia centrale. Ormai siamo all'ultimo minuto della partita, vi ricordo che il punteggio è fermo sull'1-1 del 31esimo quando Carnevale ha battuto Paradiso, in precedenza Giunta aveva portato il Como in vantaggio al 18esimo. In alto su teleschermo il pubblico che sfolla, piove sempre con maggiore insistenza, tra l'altro terreno che può rischiare di diventare scivoloso. Un acquazzone di fine campionato, questa prima partita del mese di maggio,
Napoli sempre più vicino allo scudetto, ancora due partite da giocare dopo questa di Como, una trasferta indubbiamente non facile. Bergamo dà il segnale di chiusura, sotto l'acqua fuggono tutti, giocatori e spettatori. Ribadisco il risultato, 1-1 a Como tra Como e Napoli, gol di Giunta al 18°, pareggio di Carnevale al 31°. Tutti grazie e buonasera.